Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Giovedì prossimo è San Valentino, la festa degli innamorati, dei fiori, dei cioccolatini, dei palloncini a forma di cuore, dei negozianti di paccottiglie varie, dei film romantici e di tutta quella roba lì. Cioè, forse non abbiamo ben chiaro ormai che festa sia. Comunque, e anche il cinema si prepara a festeggiare il romanticismo del 14 febbraio, mettendo in palinsesto una lunghissima serie di film sdolcinati fino all'eccesso per permettere alle coppiette in amore di passare una serata all'insegna di coccole e romanticazzerie nel buio di una multisala. Non è vero. Non è vero niente. Infatti, pare ormai che la festa di San Valentino, considerata un po' da tutti, la cugina sfigata fra le celebrazioni annuali, chi la odia per partito preso, chi perché è single, chi perché ormai è la moda, chi non la festeggia perché ne ravvisa una lesione della propria mascolinità e chi al contrario crede incarni l'antitesi del femminismo, pare dunque venga snobbata pure dal palinsesto cinematografico. Scommettiamo? Diamo allora uno sguardo ai film in uscita il 14 febbraio. Alita, Angelo della Battaglia, un film d'azione basato su manga bellissimo con lotte di classe, robot, ammazzamenti vari, botte, inseguimenti, armi ipertecnologiche e così via. Escape Room, un horror in cui un gruppo di ragazzi partecipando ad un escape room finiranno tutti ammazzati nei modi più truculenti possibili. No, non è spoiler, perché il film non l'abbiamo visto, se fa PD, magari non muore nessuno e rimangono solo tutti orribilmente mutilati, che poi il sangue è rosso e fa tanto San Valentino. La vita in un attimo, questo qualcosa di romantico all'interno ce l'ha. Alla lontana. Si tratta di un melodramma in diversi atti raccontato alla Pulp Fiction, in cui viene narrata la vita di un gruppo di persone all'insegna del mai una gioia. Se magari sei single e c'hai il magone, dice che questo è il film migliore da giornata se vuoi piagna di rotto. Ognuno ha diritto ad amare. Eccolo, finalmente un film romantico a tutto tondo. No, perché sì, l'amore è ciò di cui si parla più o meno, ma il discorso è declinato in modo peculiare. Intimità violata, deformità fisica, fisiche, morbosità, ambiguità e, a detta della critica, una pornografia di intenti ingiustificabile, ostentata in modo bieco e strumentale. Ammazza, oh, non si sono risparmiati. Rex, un cucciolo a palazzo, un cartone dove il protagonista è il cane preferito della regina Elisabetta II, che per caso finirà lontano da palazzo e vivrà un'avventura di strada prima di tornare a palazzo estremamente cambiato. Crucifixion, un altro bell'horror di San Valentino che si basa sulla storia vera di una suora che si credeva posseduta ed è stata uccisa tramite crocifissione nel 2005 in Romania. Beh, magari non sarà romantico, ma per stare abbracciati al cinema in preda al terrore è a morte sua. Un valzer tra gli scaffali, addirittura d'arrivo ce l'abbiamo quasi fatta, il film è etichettato come drammatico, ma in sostanza racconta la storia d'amore fra un tizio che, arrivato a lavorare in un supermercato, scopre una grande famiglia. E la tizia che vende i dolciumi e che lui cerca di conquistare nelle pause e caffè. L'amore ai tempi della caffeina. Un'avventura. E se non ci pensiamo noi italiani a fare romantici, ma allora chi? Il film di San Valentino italiano è un musical con Laura Chiatti e Michele Riondino, sulle canzoni di Battisti e Mogol per le coreografie di Luca Tommassini. In pratica, lei è la ragazza con le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi, mentre lui, il suo vicino di casa che cercherà di conquistarla. E neanche sullo streaming gli ultimi dei romantici troveranno pane per i loro denti. Netflix, infatti, per il mese di febbraio a San Valentino ha in serbo niente. O meglio, come ogni mese su Netflix esce un sacco di roba. Ma fra supereroi, giorni della marmotta, mafia italiana, real crime, streghe spagnole e via dicendo, se ne salvano solo due, ovvero Breaker Uppers, un film su due tipe che per lavoro distruggono storie d'amore. E non è romantico? Pellicola comica in cui una ragazza si risveglia in una sorta di universo parallelo dove la sua vita è diventata una vera e propria commedia romantica. Bene, cari amici, questo è quello che vi riserva il cinema per San Lavandino. E ora tocca a voi. Qual è il vostro film romantico per eccellenza? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi ai social e al canale di Scream Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!